Lenick era partita bene in questa partita, poi Empoli pian piano è rientrata, riuscendo anche il terzo quarto a avere, secondo terzo quarto a avere un buon gap di avanzo e di divario. Poi però nell'ultimo periodo è mancato qualcosa e Lenick con alcune triple vi ha punito su diverse situazioni. Sì, penso sia un'analisi giusta, credo la partita sia vissuta sull'energia delle due squadre. Pino ha messo molta più energia all'inizio, è andata via bene, quando questa cosa è girata, quando le palle vaganti, i rimbalzi, le cose sporche della partita sono tornate da noi, siamo riusciti a mettere la testa avanti e il quarto oggettivamente hanno avuto loro più energia di noi e l'hanno meritatamente portata a casa. Ecco, i playoff sono ancora ampiamente raggiungibili comunque, anche perché c'è una gran bagarre fra le squadre a 30 punti. La prossima giornata a cosa si guarda e come verrà preparata? Ma sì, i playoff può succedere di tutto in tutte le posizioni di questo campionato, quindi vediamo come saranno i risultati di questa sera. Noi giochiamo con Montecatini la prossima, però no, ora senza sapere i risultati non so, secondo me avremo bisogno comunque di due punti, però a ora non so dirtelo, ecco, insomma.